Effettivamente all'inizio di questa settimana è vietata l'affissione dei manifesti a lutto, questo in virtù degli ultimi decreti che hanno limitato alcune attività. Le imprese comunque garantiscono ai famigli altri canali di comunicazione che sono quelli telematici oppure in alternativa la pubblicazione di necrologie sui giornali. Noi approfittiamo di questo spazio anche per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le istituzioni sanitarie a tener conto del ruolo che l'ordinanza funebre deve avere in questa emergenza sanitaria. Così come tante altre attività, soprattutto quelle sanitarie, abbiamo difficoltà nel reperire i DPI, dispositivi di protezione individuale. Come associazione abbiamo già fatto richiesta alla Protezione Civile in via ufficiale di poter accedere ai rifornimenti nel momento in cui, nei giorni, speriamo più vicini possibili, in cui la Protezione Civile è in grado di gestire un materiale con quantità adeguate. È importante nel governo di questa emergenza, è importante perché le imprese funebri, oltre a dover tutelare la propria salute, ma devono tutelare anche la salute della collettività, dei cittadini, perché le imprese funebri devono continuare a lavorare, devono entrare nelle case delle famiglie, negli istituti, negli ospedali. Quindi è importante, è fondamentale che siano dotate dei DPI necessari. Inoltre noi auspichiamo anche un maggior coordinamento con le istituzioni sanitarie. L'impresa funebre deve essere messa al corrente immediatamente nei casi in cui c'è un'ipotesi oppure una infezione conclamata della persona deceduta della salma. Perché? Perché in questi casi l'impresa funebre non può intervenire subito e le famiglie devono essere informate che in questi casi, nei casi in cui c'è un'ipotesi di contagio o addirittura è stato già acclarato il contagio, l'impresa funebre può intervenire in un momento successivo, ovvero può intervenire dopo il periodo di osservazione, quando il medico necroscopo ha accertato la morte, e in quel caso l'impresa funebre si deve limitare ad avvolgere la salma in un telo intriso di disinfettante, deporlo nel feretro e immediatamente sigillare e portare al cimitero. Questa è una pratica necessaria a tutela della salute pubblica.